potremmo, forse illudendoci, ma magari neanche tanto, immaginare di essere sufficientemente trasparenti tanto che il privato cittadino possa non essere così desideroso di cogliere queste occasioni. Però penso che la richiesta da parte del legislatore di spingere su questo tasto, quindi di allineare le tante amministrazioni, da quelle più piccole a quelle statali, a presentarsi in un modo amichevole e vicino al cittadino, sia fondamentale. Questo detto da una persona che fino a 5 anni e mezzo fa era il cittadino anche poco interessato, non più di tanto interessato a quello che accadeva dentro l'amministrazione comunale, adesso trovandosi anche da quest'altra parte del tavolo ci si rende conto di quanto non sia semplice a volte comunicare in modo corretto ed essere correttamente accessibili e in modo anche concreto. Quindi i dirigenti sicuramente fanno uno sforzo, il segretario generale, chi lo ha preceduto lo stesso aveva interpretato in modo direi quasi rigoroso questo dovere di adempiere a questo dettato di legge. Quindi sono certo che questa amministrazione stia facendo del proprio meglio per rendersi fruibile da parte di chi è là fuori, da tutti gli interlocutori, dal singolo alle associazioni. Il fatto poi di avere l'occasione per il confronto ci mette alla prova. Interromperla solo un istante. No, finito. No, è un fenomeno molto triste. Noi lo vediamo, perché io non ne perdo una di queste giornate, siamo noi spesso i promotori. Abbiamo una società civile dormiente qui nelle Marche. A mio avviso anche la pubblica amministrazione ha la sua un po' responsabilità, perché non è stata in grado, come raccomandava la Civit con la delibera 105 del 2010, la delibera 105 del 2010, se andiamo a leggerla, raccomandava già le pubbliche amministrazioni responsabili della trasparenza e dell'integrità, all'epoca non c'era ancora quello della corruzione, di fare durante l'anno convegni, dibattiti, social, perché bisognava spiegare al cittadino, alla società, l'importanza e il valore della trasparenza, come hanno fatto alcuni comuni, Sassari. E poi bisogna coinvolgere le istituzioni scolastiche, ma non le scuole medie, le università, le scuole medie superiori. Io vengo da un progetto, sto facendo un progetto con la Giunta Regione Marche, andiamo nelle scuole, dove si formano i futuri amministratori, dove si forma, bisogna sensibilizzare il cittadino attivo. Comune di Ancona, 4 marzo 2016, la giornata della trasparenza, comune capoluogo di regione, ho detto all'avvocato Cruso, dico invita tutti i consiglieri comunali, sindacati, associazioni di consumatori, fai un articolo sul giornale. E c'ero solo io, lui, l'avvocato Italo D'Angelo, perché si tiene a queste cose e basta. Quindi il problema, scusate se io mi però il problema serio è questo. Qui abbiamo funzionari che sono pagati dalla collettività e non c'è qualche cittadino qui oltre noi? No. Tutti. Però anche voi, scusate, una piccola pubblicità, io non, anche per trovare qui dove sta ho fatto difficoltà, quindi mi viene il sospetto che la trasparenza, come ho letto in molti, la vogliono tutti ma a casa degli altri. Perché la trasparenza, anche la cultura dell'amministrazione non è così attenta a impegnarsi, a investire sulla partecipazione del cittadino. Sulla cultura, penso, sulla formazione, per esempio, le faccio essere, solo. Magari entriamo subito in una discussione. Invece... No, però le faccio un altro esempio, poi la lascio. Per esempio, i comuni continuano da 4 anni, le pubbliche amministrazioni, a fare dei proclami sul sito, sulla consultazione pubblica per aggiornare il piano anticorruzione. Il comune di Mandolfo, le faccio vedere qui, ha pubblicato sul giornale l'avviso dicendo: cari cittadini, io ho aperto la consultazione pubblica. La consultazione pubblica è importante, sappiate che potete dare suggerimenti e proposte sul mio piano anticorruzione. Qui si continua a pubblicarlo sul sito sperando che nessuno si accorga. Io chiudo, scusate. Due persone o due amministrazioni o due gruppi di persone per poter dialogare, essendo entrambi convinti che non si perde tempo, hanno bisogno di essere rispettivamente credibili. Credo che questo sia l'elemento fondamentale. Cioè, con una persona della quale riconosco l'onestà intellettuale, persona o ente o organismo, mi ci metto. Altrimenti
No, noi stiamo vivendo tempi da un po' di anni a questa parte, l'impressione proprio da cittadino, non tanto da amministratore, è che ci siano un po' come due mondi, quelli che se la cavano e in qualche modo sperano che le cose continuino ad andare alla meno peggio, e gli altri che loro malgrado sono più coinvolti perché magari sono in difficoltà e quindi hanno bisogno per forza di un'amministrazione che funzioni e possono essere più o meno fortunati a seconda di dove vivono. Per cui mi stupisce, ma non più di tanto, quello che lei vede come scarso interesse. Lo vediamo un po' in tante altre manifestazioni della vita pubblica, non soltanto nei rapporti con le amministrazioni. In genere poi quello che fa scattare la molla è la difficoltà del singolo, allora ho il diritto negato che in qualche modo ti porta a farti paladino di un certo tipo di movimento. Noi quello che posso dire è che la mia impressione è che questa cultura si cerchi di promuoverla, prima di tutto rendendosi, predicando credibilità e comportandosi in modo congruente per avere questo tipo di riscontro da parte del cittadino. Questo penso che sia imprescindibile. Adesso lascio il Presidente del Consiglio. Rapido, ma a me buonasera. Se posso, avevo chiesto il vostro intervento per attestare qualora sono stati dei cittadini anche della selezione di categoria e c'era una consapevolezza nel Presidente del Consiglio, nel Sindaco, nel Vice Sindaco, di questa tematica della trasparenza, che quindi sicuramente nel corso della consigliatura si cercherà di attenersi e anche migliorarsi rispetto a quello che le norme chiedono. La vostra presenza lo testimonia come questo, assolutamente sì, ma al di là della garanzia personale, se vogliamo usare un termine magari istituzionale, eccetera, che c'è lo sforzo doveroso, fra l'altro non solo un obbligo ma anche una cosa sentita, e in questo ovviamente dobbiamo essere supportati sia a livello di amministrazione che a livello di consiglio comunale da chi è preposto proprio a questa funzione, quindi massima fiducia ovviamente nel segretario generale, nei dirigenti che collaborano attivamente. Poi ovviamente tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, o meglio, molte cose potranno essere implementate, migliorate, e per questo sicuramente utile l'apporto, i suggerimenti, li vedo anche arrivare da parte del dottor Amici, li leggo, a volte è difficile rispondere perché sono tanti, però arrivano, credo che in ogni caso vengono considerati, sono comunque utili, e in questo credo che anche l'attenzione del segretario generale sarà massima. Una sollecitazione che mi ha fatto prima di iniziare ufficialmente la giornata era legato al fatto che nell'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha invitato gli enti locali, che hanno due organi di indirizzo di doppio livello, la Giunta e il Consiglio, a valutare l'opportunità, non potendo imporlo, di adottare delle linee di indirizzo tramite il Consiglio Comunale impartite al responsabile e alla Giunta, che poi è l'organo di indirizzo per legge competente. Se non sbaglio lei l'ha fatto, visto arrivare in studio, ci sono stato pochissimo oggi, ma ho appena accennato che in attesa di trovare una metodologia, anche perché mi piacerebbe anche capire in realtà importanti come IESI e anche più importanti di IESI, come ci si sta muovendo, perché ho scaricato alcune delibere, alcuni facsimili delibere, e onestamente se non si fa una delibera incisiva, una delibera che possa effettivamente dare l'indirizzo, entrare nel cuore del problema e andare a dare degli spunti e delle priorità, degli ordini di priorità, perché adesso il piano della produzione è integrato pienamente col piano della trasparenza, non sono più due cose scisse ma un tutt'uno. Guardando quegli schemi di delibera che hanno fatto anche dei comuni qui intorno, ma anche altri fuori regione, sono privi di contenuti. Quindi io ritenevo che quel modello, portarlo come adempimento puramente formale, per poter dire io ho rispettato l'adempimento che non è obbligatorio, però è da valutare come opportuno, dice l'ANAC, fatto in quei termini non ha senso.
per ovviare, per non essere, essere in qualche modo coinvolto in una spirale per portare a dire non hai coinvolto il Consiglio Comunale, ho ritenuto opportuno, come ha detto lei, oggi, visto che oggi abbiamo fatto l'avviso e ho scritto alla Prefettura per farmi un'analisi del contesto esterno, ho scritto a tutti i consiglieri comunali, in alternativa alla delibera vera e propria dell'organo in sede deliberante, comunque ai singoli consiglieri comunali in quanto amministratori di fornirmi eventualmente delle loro valutazioni, mettendo a disposizione tutti i link, come avete visto, ci siamo sentiti, ma è vero, del piano nazionale e del nostro era arrivato piano. Era un modo per ovviare a una misura intermedia, comunque è un tentativo ufficiale che già aveva fatto la mia collega l'anno scorso, perché ripeto, io sono arrivato qui, l'ho spiegato il 4 dicembre, guardando come si era mossa la collega, ho replicato anche perché qui c'è stato un cambio di amministrazione, quindi non tutti i consiglieri sono gli stessi della volta scorsa, anche questo serve nell'ottica che spesso loro sollecitano di coinvolgere soprattutto l'interno, un doppio passaggio, e sollecitare anche i consiglieri nella consapevolezza di un ruolo che è vero che è di competenza della Giunta, ma in quanto organo di indirizzo e di programmazione il componente del Consiglio Comunale può venire a svolgere. Ecco, se mi consente, far tesoro delle raccomandazioni dell'ANAC. L'ANAC nel 2015, con la delibera numero 12 del 28 ottobre 2015, che sarebbe poi il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, dopo aver esaminato 1869 piani della prevenzione della corruzione, ha fatto una prima valutazione molto purtroppo di scarsa qualità. Uno dei punti più critici è il mancato coinvolgimento della politica in senso stretto, dell'organo politico in questi temi, perché si è sempre delegato al responsabile della prevenzione della corruzione questa materia e il politico ha continuato a seguire le tematiche ricorrenti, e questo è gravissimo secondo l'ANAC. Allora l'ANAC già nel 2015 aveva raccomandato di fare un doppio passaggio, cioè il Consiglio Comunale emana un documento di carattere generale sulle linee del piano anticorruzione, lo presenta poi tramite lei alla Giunta, la Giunta lo elabora, si fa la consultazione pubblica, ma non fatta come fanno adesso che si pubblica sul sito sperando che nessuno intervenga. Poi la Giunta rielabora questo documento e quindi c'è un doppio passaggio. Questo ha una finalità, perché se il cittadino non viene informato e non è assente in questi temi, se anche il consigliere comunale non viene formato, e la Graziani, che era la segretaria comunale del comune di Falconara, adesso è andata in pensione, lei aveva formato i consiglieri comunali, aveva in osservanza di questa delibera dell'ANAC, che adesso ha ribadito con la nuova del novembre 2017, ha ribadito questa necessità. Perché se il consigliere comunale non conosce queste normative sulla trasparenza, la prevenzione e la corruzione, tutto viene lasciato in mano a lui, questo non è bello, perché crea una concentrazione di poteri e di responsabilità nel soggetto che non va bene, perché questa normativa è un dominio assoluto del responsabile della prevenzione e la corruzione, salvo rare eccezioni come nel caso mio, che mi sono messo a studiare così didatticamente, autodidatticamente questa normativa, però il cittadino non sa cos'è la carta dei servizi, cos'è il piano delle performance, cos'è il piano della corruzione integrato, cos'è la consultazione pubblica. Però se mi permette adesso, sì, vediamo come lavorano, perché se no diamo solo per scontato che lavorano bene, sicuramente lavorano bene, ma magari no, sentiamo dalla viva voce il tipo di lavoro. Lei ha parlato dell'ANAC, benissimo, va tutto bene, anche l'ANAC però forse dovrebbe migliorare nella tempestività delle risposte, perché come consiglio comunale, come in prima persona, ho scritto all'ANAC per una certa vicenda e poi tutto rimane bisogna un pochino senza risposta anche da parte io ho fatto l'accesso civico all'ANAC. Sì, ecco, io le cose dovrebbero migliorare anche da quel punto di vista. Bisogna dirlo all'ANAC, perché sì, infatti fra le tante cose a migliorare forse anche l'ANAC. Adesso lascio la parola ovviamente al dottor Albano. Come si fa per scorrere le slide? Metto lì nella postazione. Per scorrere. No, però magari se una la sa, per me non ha molto senso, cioè nel senso che... Quindi,
chiuse. Allora, visto il poco tempo a disposizione, ho dovuto anche per confrontarmi con i dirigenti e l'amministrazione. Abbiamo pensato di strutturarlo, come avete visto nel programma, facendo una breve introduzione che voleva essere rivolta non a persone che già, come voi, affrontano da tempo e hanno fatto i necessari approfondimenti in tema di attraverso queste slide per poter far capire in poche parole anche i vari passaggi che intersecano la normativa della trasparenza con la normativa della prevenzione della corruzione. Farò questa introduzione e poi ho chiesto l'intervento dei responsabili e dirigenti per poter illustrare un documento importante che è costituito dalla relazione di fine mandato dell'amministrazione comunale che ha rinnovato i propri organi quest'estate, nell'estate scorsa, proprio perché facendo un percorso di 5 anni si possa in qualche modo anche relazionare, rendicontare alla cittadinanza i risultati raggiunti, gli obiettivi rispetto al programma di mandato che c'era. Ci sarebbe stata anche tant'altra carne a fuoco da mettere, comprese le linee programmatiche di mandato. Le linee programmatiche di mandato hanno trovato la loro prima attuazione con il primo bilancio di questa nuova consigliatura che è stato approvato lunedì scorso. Questo magari sarà oggetto di approfondimento in prossime giornate della trasparenza. E dopo volevo fare una carrellata a titolo dimostrativo della conformità del nostro albero della trasparenza attraverso il sito, che comunque è conforme al dettato del decreto legislativo 33 e del decreto 97 che l'ha modificato lo scorso anno. Come vedete il legislatore si è occupato della performance, che poi si interseca con il piano della prevenzione e con la trasparenza già nel 2009 con il decreto 150, cosiddetto decreto Brunetti. Però la vera e propria novità è stata costituita dal decreto legislativo 33, che ha assommato in un unico provvedimento legislativo tutte le disposizioni in materia di trasparenza, facendo in modo che in un unico provvedimento ci fossero contenute tutte le varie disposizioni che imponevano alle amministrazioni locali, ma anche a quelle centrali, di essere aperte verso l'esterno, di non essere più dei soggetti autoreferenziali, ma che potessero in qualche modo attraverso l'attuazione del decreto legislativo 33 dare vita alla cosiddetta casa di cristallo, cioè la possibilità dei cittadini di accedere a tutta una serie di provvedimenti che obbligatoriamente bisogna pubblicare. In questo percorso attuativo della legge 190, che è la normativa che riguarda la prevenzione della corruzione, che ci ha visti come Italia in ritardo rispetto ad altri paesi europei, ad essere tra gli ultimi ad adottare delle normative che non vogliono essere repressive, ma vogliono prevenire, se è possibile, con degli ambiti chiaramente di rischio, dei profili di rischio comunque rimangono, prevenire attraverso delle misure a monte fenomeni corruttivi all'interno della pubblica amministrazione. Nasce l'obbligo di redigere un piano triennale della prevenzione che ha valenza triennale, come lo aveva in prima battuta anche il piano della trasparenza. Il piano della trasparenza che costituiva un allegato, comunque un documento che si aggiungeva al piano triennale della prevenzione della corruzione. Come abbiamo avuto modo di approfondire, la competenza è ufficialmente come dell'organo di indirizzo giunta, poi abbiamo visto già prima la disquisizione sull'opportunità o meno che il secondo organo di indirizzo, cioè quello di più elevato grado all'interno di un ente locale, che sia il consiglio, adotti delle linee di indirizzo. Su questo faremo dei necessari approfondimenti anche col tavolo tecnico, con i colleghi di altri comuni limitrofi, cercando di individuare anche delle linee comuni o quantomeno una metodologia di comportamento che possa essere uniforme se si raggiunge
una convergenza, se no come Comune di Iesi, sentita l'amministrazione, valuteremo anche più opportunamente cosa fare. È anche importante il DPR 62, che ha codificato tutto il modo di comportarsi del pubblico dipendente nel rapporto alla propria amministrazione e soprattutto verso l'utenza esterna. Il codice del DPR 62 del 2013 è un codice che ha valenza nazionale, che ha demandato ai singoli enti la possibilità di adottare delle norme di dettaglio, quindi di fare un codice di comportamento che riguarda le singole amministrazioni. Il Comune di Iesi si è già dotato nei termini di un proprio codice di comportamento che è pubblicato sul sito. Questo è un riepilogo veloce di quell'evoluzione normativa che c'è stata negli anni tra il 2012 e il 2016, con il riepilogo di queste che sono le norme che in parte ho già a disposizione normativa, che ho già menzionato. Il decreto 33 è stato oggetto di una revisione con il decreto legislativo 97 di maggio del 2016, che ha riordinato un po' le politiche di trasparenza e diffusione delle informazioni, introducendo in alcuni casi delle semplificazioni che riguardano aspetti degli obblighi di pubblicazione di alcuni provvedimenti che avevano le amministrazioni comunali. Allo stesso tempo ha introdotto un importante istituto che è quello dell'accesso civico generalizzato, Freedom Act, ovvero il recepimento anche di direttive europee, che vedremo più avanti una slide specifica, che si aggiunge a tutta una normativa che riguarda anche direttamente, soprattutto il decreto legislativo 39 del 2013, l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi, che riguarda soprattutto gli amministratori e anche i dirigenti, i vertici della pubblica amministrazione, sia di ordine politico che amministrativo, perché sono norme che vanno a verificare se sussistono proprio questi conflitti, per cui preventivamente bisogna valutare prima del conferimento dell'incarico se di natura dirigenziale o dell'assunzione dell'incarico di natura politica, ma non solo dentro la pubblica amministrazione ma anche dentro quell'altro mondo parallelo che è le cosiddette società partecipate, per fare un esempio. Dicevo, ci sono quindi le disposizioni in materia di anticorruzione, e l'ANAC ha più volte, è intervenuta tre volte in materia di piano, dopo il primo piano del 2012, ha successivamente ha intervenuto due volte con un aggiornamento del 2015. Ad oggi l'ultimo piano nazionale anticorruzione è nell'ultima riga, quello approvato dall'ANAC con la delibera dell'831 del 3 agosto 2016. Siamo in attesa di una revisione di questo piano da quello che così, da fonti diciamo di corsi di formazione, fonti diciamo di conoscenza giornalistica, dovrebbe uscire, però non penso che ormai si riesca a farlo per questo aggiornamento del nostro piano. È chiaro che il piano di ogni singolo ente è una realtà in movimento. Alcuni principi che vengono dalla legge anticorruzione, la legge 190-2012, quindi rotazione, obbligo di astensione, li vedremo dopo, tutela del dipendente, incompatibilità, codice di comportamento, formazione e trasparenza. Questi sono vogliono evidenziare alcuni passaggi fondamentali. La trasparenza, abbiamo detto come principio generale, deve garantire l'accessibilità totale di tutta una serie di provvedimenti obbligatori che obbligatoriamente dobbiamo pubblicare. La formazione è un momento importante, e questo comune già da anni si è attrezzato insieme ad altri comuni per fare formazione, ma formazione non solo sulla tematica dell'anticorruzione e della trasparenza, anche organizzando delle giornate in proprio, ma anche in generale come formazione anche in corretta applicazione normativa in materia di codice nell'amministrazione digitale, in materia di appalti, proprio per favorire anche una tempestiva conoscenza delle norme che nel frattempo si evolvono. Il comportamento ne abbiamo parlato, perché questo, il codice di comportamento è importante perché interagisce non soltanto all'interno dell'ente ma anche con quanti entrano in contatto con l'amministrazione comunale. L'incomperibilità e incompatibilità ne ho fatto cenno prima. La tutela del dipendente, vedremo più avanti che proprio sia l'ANAC che ha adottato delle direttive e linee guida specifiche nel 2016, ma anche il piano anticorruzione deve espressamente prevedere, di prevenzione della corruzione, una
un riferimento per i dipendenti che, mantenendo l'assoluto anonimato, perché a meno che non sia strettamente necessario e autorizzato dall'autorità giudiziaria, possono segnalare direttamente all'ANAC, ma anche alla responsabile della prevenzione della corruzione, comportamenti anomali, comportamenti corruttivi. Già sul nostro sito è predisposto la relativa modulistica per consentire a qualunque dipendente di avanzare le segnalazioni di presunte condotte illecite, nonché violazioni del codice di comportamento, perché strettamente connesso a quella colonna rosa che vedete con codice di comportamento c'è l'obbligo di astensione. Questo è un momento importante perché ogni dipendente deve preventivamente informare il proprio dirigente, o se dirigente, quindi il dirigente ha quello gerarchicamente superiore a lui, nel caso nostro il segretario generale, se sussistono casi per cui sussiste l'obbligo di astensione nell'adottare un qualunque provvedimento in cui è coinvolto. Da evidenziare, come poi in una slide specifica, l'obbligo di astensione è anche in senso lato, in senso generale, quindi sulla presunta interferenza che potrebbe avere il dipendente nel redigere quell'atto. La rotazione è un altro importante strumento introdotto dalla norma, che imporrebbe alle amministrazioni, qualora ne sussistano le professionalità, di poter disporre una rotazione all'interno della propria struttura organizzativa per far sì che i dipendenti, soprattutto in alcune aree ritenute a maggior rischio, possano permanere per lungo tempo e quindi acquisire delle presunte rendite di posizione che possono indurre al fenomeno corruttivo. Questo è chiaramente presunto, perché noi parliamo di prevenzione, quindi di mettere in atto degli atti che possono, dei comportamenti, delle metodologie che possono far sì che il dipendente non sia tentato verso le condotte illecite. Quest'altra slide quest'altra invece vuole rappresentare i vari soggetti che nell'organizzazione, nella redazione dell'ANDI, tutti gli atti che riguardano la prevenzione della corruzione possono essere e devono essere coinvolti. Vediamo il numero uno, l'autorità di indirizzo politico, quindi è quello di cui abbiamo parlato poco fa, la giunta, salvo atto di indirizzo a monte del Consiglio Comunale, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, che deve redigere predisporre l'atto da far approvare l'organo di indirizzo, i referenti della prevenzione della corruzione, i dirigenti, che sono strettamente connessi, in questo caso possono anche essere sovrapposti, perché se i referenti sono individuati, i dirigenti, dipende dall'organizzazione che ha al suo interno ogni singolo ente. Il nucleo di valutazione o l'OIV, a seconda della decisione che è stata assunta nell'ente di qual è l'organo che adotta le valutazioni sull'operato dei dirigenti, l'organizzazione di controlli interni, di solito nel caso dell'ente locale coincidono con la figura del segretario generale, l'ufficio del procedimento disciplinare, che deve essere un ufficio separato dal responsabile della prevenzione della corruzione, perché obbligatoriamente non può svolgere questo doppio ruolo. Ovviamente i dipendenti dell'ente e i collaboratori dell'ente, come dicevo prima, coloro che entrano in contatto, anche per ragioni, immaginiamo un appalto, che entrano in contatto con l'ente. Scorrendo ancora, ecco, il piano della prevenzione della corruzione, che si interseca, come dicevamo, con la trasparenza, infatti adesso è definito PTPCT, predisposto sulla base di quello dell'ultimo piano nazionale di agosto del 2016, dicevamo una valenza triennale, a scorrimento quindi viene periodicamente aggiornato, potrebbe essere anche confermato se non ci fossero eventi tali da dover comportare una radicale modifica, comunque obbligatoriamente è previsto di aggiornarlo ogni anno come termine ordinatorio 31 di gennaio, a volte non ci si riesce, comunque il termine è entro i primissimi mesi dell'anno successivo. Ci deve essere un collegamento effettivo e puntuale del piano della prevenzione della corruzione con il piano della performance. Dicevamo strumento dinamico, perché sempre facoltà, se guardiamo il punto 5, l'evidenziazione con uno strumento dinamico, perché in relazione all'evolversi degli eventi che dovessero accadere all'interno di un ente,
è ovvio che il responsabile della prevenzione, della trasparenza e dell'anticorruzione ha facoltà di proporre delle integrazioni e delle modifiche in ogni momento, previa approvazione da parte dell'organo competente. Ogni piano deve fare una mappatura dei rischi, quindi deve fare una mappatura per quanto riguarda i possibili rischi nelle aree obbligatorie che l'ANAC ha individuato come da mappare. È facoltà dell'ente, di ciascun ente, integrare le aree di rischio, quindi integrarle con ulteriori fattispecie a secondo anche della tipologia e della prevalenza di attività, perché è chiaro che la normativa nazionale abbraccia una serie di enti che sono variegati, non tutti, chiaro, in comuni hanno gli stessi processi, però se pensiamo alle forme associative, che è una novità che ha introdotto l'ultima delibera dell'ANAC, questa di agosto del 2016, si prevede anche la possibilità di fare dei piani in forma associata, soprattutto per i comuni più piccoli e che magari hanno poco personale, hanno delle aree accorpate, quindi la possibilità anche di semplificare. Comunque non è il caso nostro. Dicevo, bisogna fare delle giornate di sensibilizzazione, come le definisco, mi piace definirle, verso i dipendenti, di formazione, di anticorruzione, di prevenzione, perché questo non significa che chi lavora nella pubblica amministrazione automaticamente sia corrotto. Noi dobbiamo solo prevenire il fenomeno della corruzione. Mi è sparito un attimo. Che ho fatto? Perché io li odio questi cosi fatti senza mouse. Devo ritornare al numero prima. Era in questa. No, perché io scorrevo, avevo la. Ah, quella di fianco. Sì. Ecco, faccio scorrere qui, come fai? Dove mando giù da qui? Qui? Sì. Sì. Mi faccio dare un po' giù così. No. Eravamo arrivati qua. Ecco. Sì. In attuazione di quello che abbiamo detto prima, abbiamo quindi gli obiettivi strategici che vengono definiti nel DUF, quindi è opportuno come evoluzione delle misure del piano della performance nella redazione del DUF dedicare, a mio giudizio e anche non solo a mio giudizio, degli obiettivi strategici di queste tematiche. Quindi questo potrebbe essere anche una risposta se ragioniamo in termini di atto di indirizzo, una risposta che il Consiglio Comunale potrebbe anche dare e inserire degli indirizzi in sede di redazione del DUP, perché il DUP ha sempre una valenza triennale che coincide con la valenza triennale di un piano della corruzione. Si potrebbe, in luogo, a mio giudizio, di fare un'unica delibera specifica che è monotematica in materia di indirizzi di prevenzione e corruzione, trattare della corruzione e della trasparenza in un documento di programmazione forse avrebbe più peso, in quanto è l'unico strumento attualmente nel panorama attuale che costituisce il vero documento di programmazione di un ente locale. Quindi potrebbe essere un'idea alla voce obiettivo strategico dedicare qualche pagina nel DUP come documento di programmazione che non solo è predisposto dalla Giunta ma comunque viene approvato insieme al bilancio dal Consiglio Comunale. Quindi andremo a colmare questo presunto passaggio, questa presunta lacuna per cui il Consiglio Comunale non va a dir nulla in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. Segue il piano triennale della prevenzione della corruzione, il piano della performance, quindi approvato il bilancio, approvato il DUP, degli obiettivi, e ogni ente deve essere dotato di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati attesi in relazione al piano della performance e agli indirizzi programmatici a monte recepiti nel DUP facendo un percorso a ritroso. Chiaramente c'è l'organo di valutazione e che poi porta alla retribuzione di risultato che inevitabilmente in relazione alle misure e agli obiettivi strategici che vengono dati in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza verrà ad essere valutato. Questo vuole evidenziare quello che dicevo prima, quello che dice il piano sul piano nazionale sull'opportunità di procedere, qualora sia possibile, qualora ci siano figure equivalenti all'interno di un ente, a una rotazione del personale a fine proprio quello che avevo accennato prima, di far sì che
il rischio venga ridotto, evitando che uno stesso dipendente si occupi a lungo dello stesso tipo di attività, quindi mantenendo per troppo tempo lo stesso status nello stesso ufficio. Questa è una cosa che viene evidenziata come una delle misure che opportunamente bisognerebbe adottare, io dico qualora ci siano le risorse umane, perché ogni realtà può far conto anche delle specifiche competenze e professionalità che si sono sviluppate all'interno dell'ente. Questo è un altro cenno che avevo fatto prima sul conflitto degli interessi. Ecco, questa è una cosa importante, perché nei singoli provvedimenti che vengono adottati è opportuno anche evidenziare, come dice il DPR 62, quindi il codice di comportamento agli articoli 6 e 7, evitare che sussista un conflitto potenziale. Un docente in un corso aveva evidenziato che il conflitto potenziale potrebbe essere anche andare spesso al sabato a mangiare la pizza. Con una persona, se io istruisco una pratica di questo mio amico e il conflitto potenziale potrebbe esserci, e quindi potrei essere indotto in presunti favoritismi, e quindi è opportuno che qualora il dipendente ritenga che ci possa essere un conflitto potenziale comunichi al dirigente con misura opportuna la necessità di essere tacciato di avere interessi nell'atto dell'amico, del conoscente, per cui è opportuno che quel procedimento, limitatamente a quel procedimento, venga istruito da altra figura. Quindi abbiamo evidenziato prima la rotazione e la misura, come altra misura importante, quella di evitare possibili e potenziali conflitti di interesse, di cui bisognerebbe darne dichiarazione nella redazione dei singoli atti. Questa è l'altra misura importante che avevo fatto cenno prima, che riguarda il whistleblowing, cioè la tutela del dipendente, cosiddetto, che viene raffigurato col fischietto in bocca, cioè quello che segnala possibili illeciti all'interno dell'amministrazione. Su questo tema l'ANAC ha adottato dei provvedimenti specifici, proprio per tutelare, recentemente è diventata anche legge nazionale. Però quando noi l'abbiamo affrontato, tuttora l'affrontiamo per materia di enti locali, lo discipliniamo all'interno del piano, redigendo proprio anche una modulistica che consenta, anche con la garanzia dell'anonimato, di segnalare quindi le modalità con cui il dipendente può segnalare al responsabile dell'anticorruzione i profili, cioè possibili eventi corruttivi di cui è venuto a conoscenza durante la propria attività. Questa è una norma introdotta sempre dalla normativa anticorruzione, che ha modificato l'articolo 53 del 165 del decreto sul pubblico impiego, il revolving doors, cioè la possibilità che uno esca da una porta e ne rientri dall'altra. Questo è il concetto, cioè evitare che un dipendente che ha avuto dei rapporti per ragioni d'ufficio con delle imprese private rientri, venga incaricato una volta pensionato e abbia rapporti di collaborazione e contrattuali con quei soggetti. Questo spesso è una norma che si dimentica di menzionare, però ora non ho fatto ancora nessun contratto d'appalto, nelle dichiarazioni vengono rese, poi magari mi aiuta chi ne fa più di me, appalti, e una dichiarazione deve rendere anche l'impresa obbligatoriamente che non ha incaricato dei soggetti che hanno avuto rapporti con che erano dipendenti, quindi c'è da rendere una dichiarazione specifica di non aver dato incarico a soggetti che hanno avuto rapporti di impiego con l'ente. Questa è una misura importante, perché evita anche qui che preventivamente o successivamente il rapporto in ragione delle ragioni d'ufficio si possano precostituire futuri rapporti di lavoro una volta cessati dall'impiego. Questo comprende anche i dirigenti? Sì, cioè, chiaro. Cioè, questo è un modo per evitare che poi vieni riassunto sotto altre forme di consulenze proprio con quei soggetti con cui hai svolto attività, sei stato il soggetto che gli ha concluso rapporti autorativi o negoziali, cioè ovvero hai rilasciato un permesso di costruire o hai aggiudicato un appalto. Cioè, questi sono due esempi banali, tanto per rendere l'idea. E
Vabbè, questo qua riguardano la verifica della, queste sono le dichiarazioni, dicevo, che dobbiamo rendere anche come dirigenti, quello di non avere casi di incompatibilità e incompatibilità. Incompatibilità soprattutto riguarda i soggetti che hanno ricoperto determinati incarichi, soprattutto di natura politica, che non possono essere rinominati. Pensiamo agli amministratori di società partecipate che non possono contemporaneamente svolgere il ruolo di amministratore, o ex componenti della giunta che non possono ricoprire l'incarico di, una volta cessati dall'incarico, in un arco temporale successivo alla cessazione dell'incarico presso le società partecipate. Anche il dirigente interessato da queste dichiarazioni, infatti sono pubblicate sul nostro sito le dichiarazioni che vengono rese periodicamente dai dirigenti in merito al rispetto del decreto legislativo 39. Il codice di comportamento, ne abbiamo fatto un cenno prima. E l'altro passaggio importante, perché dopo non vorrei, anche perché magari per voi molte cose sono scontate, però penso che indirettamente diventa una forma di formazione, perché qui è un repetita iuvan. Il decreto 97 che ha modificato il 33 ha introdotto, come dicevo prima, un radicale superamento, ulteriore superamento di quello che si chiama l'accesso. Noi avevamo una grande novità rappresentata dall'accesso civico, previsto dall'articolo 5, ora volevo far vedere esattamente, vado avanti perché mi interessava evidenziare, ecco, avevamo un accesso civico cosiddetto normale, ed era già un elemento di grande novità, perché l'accesso civico normale consentiva al cittadino che non avesse trovato nell'ente pieno rispetto della normativa prevista dal decreto legislativo 33 di rivolgersi al responsabile della trasparenza e chiedere che nel sito fossero inseriti dei dati o dei provvedimenti mancanti di cui si aveva l'obbligo di inserire. Con il decreto legislativo 97 si è andati a fare un ulteriore passo avanti, per cui non si tratta di segnalare, permane l'obbligo di pubblicare una serie di provvedimenti come previsto dal 33 modificato dal decreto legislativo 97, ma si è andati in là, nel senso che l'accesso civico cosiddetto generalizzato è una forma di controllo esterno pubblico sulla base di questi principi, in quanto l'accesso civico cosiddetto potenziato, Freedom of Information Act FOIA, significa legge sulla libertà di informazione, l'accesso civico consente a ogni cittadino di chiedere, io dico in modo moderato, valutando degli interessi specifici, che non può essere sicuramente un modo di rallentare l'attività amministrativa, rivolgersi legittimamente a una pubblica amministrazione e chiedere in termini gratuiti, dice la norma, salvo la riproduzione su supporti materiali, cartaceo e informatico, avere notizie di una serie di provvedimenti, che va quindi un principio che va al di là di quello che noi conoscevamo come principio d'accesso di derivazione della legge 241 del 90, dove comunque dovevi sempre, per poter accedere a un provvedimento, questo rimane perché sono provvedimenti che continuano a sopravvivere, dovevi mantenere un interesse diretto e concreto e attuale per accedere a uno specifico provvedimento. Rimane aperta da questa novità normativa comunque l'obbligo di coinvolgere i controinteressati, e anche se c'è un accesso civico generalizzato, quindi aperto, dobbiamo, nel ricevere una domanda, coinvolgere obbligatoriamente nel procedimento il controinteressato, e quindi con PEC o con raccomandata voi capite che da un lato si è voluti aprire ulteriormente a una maggiore trasparenza, sperando che non se ne abusi, ma che effettivamente ci sia una trasparenza per accedere ad atti di particolare importanza, però indubbiamente c'è l'aspetto critico che a livello procedurale le pubbliche amministrazioni non vengono agevolate, perché mantenendo l'obbligo di coinvolgere i controinteressati che hanno diritto di partecipare o negare il loro consenso, quindi la valutazione demandata in ultima istanza all'amministrazione, c'è un gravame di procedimento che tuttora esiste, perché devo fare una raccomandata a meno che non ravvisi che ci siano aspetti che possono coinvolgere i potenziali controinteressati.
come dicevamo, il rapporto tra l'articolo 5 vecchia maniera e l'accesso civico potenziato nuova maniera è lì, non necessita di motivazione, deve indicare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e quindi può rivolgersi per via telematica alternativamente o direttamente all'ufficio o all'URP o ad altro ufficio indicato nell'amministrazione trasparente. L'ANAC suggerisce anche di istituire un registro dell'accesso civico anche per monitorare il livello di evasione degli stessi, anche come indice a mio giudizio di performance, perché a quel punto sei riuscito a interagire in maniera tempestiva con i singoli interlocutori che di volta in volta hanno esercitato questo diritto previsto dall'articolo 5. Dicevo, ecco, registro informatizzato delle richieste di accesso, ne ho già fatto cenno, e il rapporto con la 241 che rimane, quindi coesistono l'accesso civico normale, l'accesso civico generalizzato e la 241 che permane sempre come accesso qualora sussiste questo interesse diretto e concreto e attuale a uno specifico provvedimento. Su questo, tornando indietro all'aspetto dell'accesso civico generalizzato, l'ANAC ha adottato delle linee guida, perché dimenticavo di dire, perché non c'è stato tempo di integrare queste slide, che parallelamente a tutta la normativa noi dobbiamo anche dare attuazione ad alcune linee guida che hanno quasi un contenuto normativo equiparabile a più di una circolare, perché sono delle delibere e delle determine che l'ANAC periodicamente fa, che vanno ad esplicare l'attuazione di alcune disposizioni. In particolare sull'accesso civico, a fine dicembre del 2016 l'ANAC ha adottato una delibera, mi pare la 1310, adesso non ricordo, scusate il numero, ma dove cerca in qualche modo di affrontare quelle criticità che ho evidenziato prima, cioè che un accesso civico generalizzato allo stesso tempo scriteriato comporterebbe una sostanziale paralisi dell'ente, quindi ha invitato soprattutto a non valutare richieste massive, cosiddette quindi eccessive, proprio per evitare che un ente sostanzialmente arrivi a una paralisi. Questo ho concluso più o meno con lo scorso del 33. È importante evidenziare i formati in cui bisogna pubblicare i provvedimenti, cosiddetti formati aperti, in base al codice, all'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, e i formati aperti in base alla predetta normativa sono quelli sottoindicati: HTML, PDF, XML. Chi vi legge non ha nessuna dimestichezza con questi formati, però chi si occupa di informatica sicuramente lo ha di più. I livelli di responsabilità, abbiamo detto, responsabile della prevenzione della corruzione, vigila, controlla e monitora e segnala ai responsabili eventuali carenze. I dirigenti, progresso, come abbiamo visto all'inizio, sono attori tanto quanto responsabili della prevenzione della corruzione nella tempestiva pubblicazione nel rispetto della privacy dei dati, ne rispondono sul piano della valutazione, perché è un obbligo precipuo del dirigente e dei referenti tenere aggiornato anche l'albero della trasparenza e anche sul profilo disciplinare segnalare eventuali violazioni del codice di comportamento. L'addetto alla pubblicazione pubblica i dati, ma seguendo chiaramente un aspetto semplicemente operativo, perché l'istruzione e la corretta allocazione dei dati nel rispetto del 33 è ovviamente in capo al dirigente. Alcuni principi sulle informazioni: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, sono tutti principi che si capisce facilmente che sono principi che vogliono favorire la conoscenza del dato, delle informazioni da parte dei cittadini, che devono avere anche dei link facilmente consultabili e un percorso chiaro nell'accedere alle varie informazioni. Infatti questi principi vengono assicurati dalle varie sottosezioni in cui l'albero della trasparenza si articola. Ci sono degli obblighi quindi di tempestiva pubblicazione. Ricordo che dobbiamo tenere i dati aggiornati per non più di 5 anni, perché poi c'è il cosiddetto
diritto all'oblio, anche se recentemente abbiamo avuto anche un caso di una persona che attraverso un motore di ricerca continua a trovare il proprio provvedimento, ma noi con Google non riusciamo a cancellarlo. Noi abbiamo assicurato che fosse cancellato dal nostro sito, ma nel mondo questo documento tuttora viaggia. Noi nei 5 anni assicuriamo il diritto all'oblio, e invece a volte nei motori di ricerca ancora ci sono. C'è un accenno sull'articolo 14 del 33, che prevede proprio un'ulteriore novità, ormai attuata da anni, che è quello della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali degli organi politici, estesa con 97 anche ai dirigenti, ma provvedimento sospeso perché pende tuttora un giudizio a Tar Lazio, a parte alcuni dirigenti statali, per cui nel nostro sito, come in altri, non c'è nessun dato reddituale attuale dei dirigenti, per cui questo obbligo attualmente per provvedimento dell'ANAC è stato sospeso. Adesso ecco l'accenno al cosiddetto diritto all'oblio. Io magari, conoscendo le slide, ho già anticipato alcuni concetti.